Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori. Torniamo a parlare di motociclismo, lo facciamo in studio con tre graditi ospiti o con me oggi il team Ross 24. Piacere, benvenuti. Ciao. Piacere, come se non ci conoscessimo. Piacerissimo. Io inizierei proprio dal team manager, ossia da te Ezio. Quest'anno, primo anno vero e proprio da team manager di un team tutto tuo, con i tuoi piloti che prenderanno parte, dici un po' a quale campionato, poi parleranno anche loro, si presenteranno. Allora, in realtà ho già fatto in passato questa cosa, però quest'anno lascio stare purtroppo la parte agonistica, salvo qualche sporadica apparizione, magari qualche wildcard qua e là per giocare, e visto che ho 1, 2, 3 bravi piloti, il terzo non c'è, sempre Marco Guetti dall'Aquila, da seguire direttamente, più altre 5 moto mie che corrono in questo campionato, quindi è meglio che me ne sto nei box a lavorare. Che te ne daremo da lavorare? 8 sarà un incubo. Comunque è quella la cosa. Abbiamo tirato su un bel timetto, cioè, diciamo che salvo disgrazie uno di questi qua speriamo che vinca il campionato. Perché abbiamo 3, 1, 2 e 3, come dicevo, piloti veramente forti. Quindi la concorrenza è agguerrita, perché hanno messo... Parliamo del CIV Classic. CIV Classic, il trofeo Light Twin 650. Molto agguerrito, abbiamo gente veloce e moto tipo le Patton ufficiali, che sono moto che si fanno rispettare dal valore di 80-90 mila euro, kit compreso. Quindi sarà dura, però vedremo di farcela. Certo. Voi due piloti, Piero Roma, Luciano Visconti e Marco Guetti, che non c'è perché vista la distanza ci occuperemo poi di lui in un'altra puntata dedicata solo a lui. Se ti vuoi visto che Luciano già lo conosciamo, lo facciamo parlare dopo, se ti vuoi presentare un po' come è nata la tua passione, da quanti anni corri, quali sono i tuoi obiettivi, eccetera. Allora, sì, Piero Roma, tanti mi conoscono come Pierino, e la passione è nata un po' tardi, io all'età di 21 anni ho messo le prime volte le ruote sulla pista, e però la passione per le due ruote c'è sempre stata. E, diciamo, carriera motociclistica sempre a livello amatoriale, e con appunto Ezio nel 2019 abbiamo iniziato a fare qualche trofeo tra Light Twin, Battaglia dei bicilindrici, e diciamo che con la Ross Moto ho trovato un po' il mio equilibrio, dove riesco a esprimermi bene e uniamo tutto quello che è il divertimento, la passione, e a costi decisamente abbordabili, contenuti. Dai, contenuti. E quest'anno abbiamo deciso di fare questo trofeo Light Twin proprio perché l'età media è abbastanza elevata. L'anno scorso ci siamo messi a confronto con ragazzini come Conte, Davide e tanti altri, e decisamente hanno un altro ritmo. È giusto che sia così. Quindi quest'anno abbiamo deciso di iscriverci a Light Twin perché per una serie di motivi e anche per completare diciamo un po' quello che è il nostro bagaglio di esperienza. E niente, quest'anno gli abbiamo dato una nuova livrea alle moto, la mia e quella di Luciano, e saranno tutte e due della stessa colorazione, quindi uguali, sì, cambierà solo il numero. E niente, ci proviamo, dai. Diciamo che siamo tra i favoriti. Siamo carichi. Siamo tra i favoriti, speriamo di fare bene. Adesso vale lunga la prima gara, 4 e 5 maggio, gara doppia. Io non ci sono mai stato, quindi sarà difficile.
quella che uscirà meno bene sarà quella. Dai, sulla carta è così, però poi bisogna, ogni gara è una cosa. Lui non c'è mai stato, lui c'è stato una volta, forse una volta, qualche anno fa col 1000, perciò è un po' diverso. Invece c'è molta gente di Roma che lì fa una bella figura, certo, ovviamente. Ma io confido nei miei piloti. Certo. Luciano, tu l'anno scorso hai preso parte sempre anche al campionato Twin Cup, sì. È stata una bella esperienza, sì, è stata una bella esperienza. Per me siamo andati anche molto bene. È stata un'esperienza di crescita sia a livello umano che a livello di pilota, perché è stato il mio primo vero anno con l'Eros Moto e ormai si è creata una bella armonia, proprio un bel rapporto con Ezio. Beh, con Piero ho un'amicizia che ci lega da un po' di anni, per cui ci siamo ritrovati in questo team insieme. L'ho portato io la prima volta in pista, lui, quindi l'artefice di tutto ciò nel lontano 2010, pertanto dopo 14 anni ci si trova a gareggiare lo stesso team e posso dire che sono soddisfatto di quello che è, di come è andata. Come ha detto anche Piero, è anticipato lui prima, e ci siamo trovati comunque a battagliare con piloti che tu ben conosci, che sono ragazzi che ormai mi auguro anche per loro possano avere quello slancio per cercare il professionismo. E con Davide ci siamo presi a sportellato più di una volta. Beh, con Davide è facile prendersi a sportellato. Sì, assolutamente sì, però sempre in piena correttezza, anche perché abbiamo passato delle belle giornate dopo la pista Magione, dopo la gara Magione a Varano e a Cremona. Insomma, per me abbiamo fatto un bel campionato. Poi possiamo dire che quest'anno è un anno di ulteriore crescita, anche perché il Chip Classic è un campionato nella Twin 650 dove comunque militano piloti, è vero, molto un po' più avanti di età, ma molto molto esperti, no? Sotto aspetto motociclistico. E pertanto avremo ancora da fare uno switch, no? In avanti, per cercare di migliorarci sotto l'aspetto anche dell'effetto gara. Le qualifiche sono fondamentali, perché le qualifiche ti permettono di poter partire lì davanti e giocartela da subito, ma l'effetto gara, soprattutto a Vallelunga, con la gara doppia bisogna gestirla in una determinata maniera. Sappiamo che ci sono 4-5 piloti che sono della zona e conoscono molto meglio Vallelunga di noi. Piero, come diceva prima, non ci ha mandato. Io ho fatto due turni nel 2020 con il 1000, pertanto non è una pista che conosco molto bene, però è una pista che al primo feeling è stato ottimo e a me è piaciuta molto. Molto guidata, una pista veloce, c'è parte guidata e tecnica sulla parte finale, e per me le nostre Rosmoto possono dire a loro, anche perché quest'anno, adesso a parte tutta l'ironia sulla parte legata all'aerodinamica, mi auguro che, visto che purtroppo dalla parte meno male per quello che mi riguarda ho le spalle un po' ampie, e purtroppo la protezione aerodinamica dell'anno scorso non mi permetteva di fare delle ottime velocità. Certo. Quest'anno sicuramente entrambi i piloti avranno più protezione aerodinamica. Mi auguro che la scelta di adottare questa nuova carena possa ripagarci e possa darci quello che speriamo, insomma. Certo. Come hai detto, quest'anno il tuo ruolo a 360 gradi è un ruolo diverso da quello del pilota, ovviamente. Le differenze? Le differenze tue, cioè nel senso che provi tu nell'essere pilota e in realtà seguire, cercare di trasmettere, poi alla fine poi sei un po' il maestro, diciamo, colui che deve trasmettere qualcosa ai tuoi ragazzi. Beh, allora, io posso essere maestro per quanto riguarda mettere a posto le motociclette, ad andare loro vanno niente male, poi io sarò fuori, escono fuori, mi dicono abbiamo questo problema, quello è il mio compito, sarà di risolverlo e di fare in modo che giri tutto bene, quello sarà il mio lavoro. Ovviamente d'altronde per me è anche una bella cosa, perché è un apice delle mie moto, perché ci sono diverse moto mie che mi in pista, c'è molta gente che ha creduto nel mio progetto, nella mia idea, e
perciò devo, al punto che devo smettere di correre per poter dare anche da assistenza ed essere lì a queste persone che hanno creduto al mio progetto e dire ok, io sono qua, vi seguo. Quello è tanto bello. Dall'altra parte mi spiace perché a me piace buttarmi lì, no? Certo. Però d'altronde loro vanno più forte di me ed è giusto che loro stiano dentro e io sto pure a guardarli. Anche perché ricordate, Iana, quante moto c'erano nell'Equin, l'ultima gara di Misano? 9 moto. 9 moto in griglia di partenza, 9 Rosmoto. Impagabile come soddisfazione professionale. Oltretutto c'è un'altra cosa, perché allora lui si è lui aveva vinto a Misano nel 2019, giusto? Sì. Che si era presentato a fare la World Cup, così ha vinto proprio a mani basse, usciva, ha salutato, cioè così, poi ha vinto con un bel distacco dalla seconda. Detto, no? Sì. Quando si è sparsa la voce che lui veniva a Misano nel 2023, altri team hanno ingaggiato piloti, ricordo, di un certo calibro, molto, ricordo, quotati. No? Un certo Bottarico. Bottarico e Bonetti. Un certo, cioè, Bottarico è uno che cammina, e Bonetti è l'italiano Bonetti più veloce al TT. Sì, è l'unico, sì, italiano che ha vinto la Nord 2200, è un pilota... Sì. Nato nella salita. Quindi. Nato nella salita, sì, con una moto velocissima che era Pata, che è una bellissima moto, no? E lui ha fatto un grosso guaio, ha vinto. Adesso ricordo. Ha vinto la gara. Cioè, è stato, io ho fatto un inverno a fare i motori, no? E poi sta gente che corre con le mie moto si è moltiplicata e è partita questa stagione lì, no? Cioè, praticamente abbiamo messo sul podio 3 piloti nei primi 5, uno è lui, l'altro è un ragazzo di Bologna, no? Che non so se quest'anno c'è. Insomma, è stata una bellissima avventura, un grosso guaio per scherzare. Sì, no, poi soprattutto siamo partiti a Misano all'ultimo, ha fatto giusto le qualifiche, la gara, quindi un risultato inaspettato in primis per me. L'unica cosa prevista era il 47, cioè il battere il record che avevo già fatto nel 2019, avevo fatto 49 e per battere mi ero dato il numero, mi avevano chiesto che numero volevo di gara, non c'era il 531 perché io ho sempre avuto il 31 e ho detto vabbè, allora 547 perché voglio fare 47 quest'anno. E poi l'abbiamo fatto in gara, è stata una bella soddisfazione, ed è andato tutto liscio perché avevamo appena fatto il motore nuovo, quindi non avevamo neanche, avevamo rodato, sì, poco, e quindi dai, anche diciamo che la fortuna ci ha accompagnato. Anche i parametri, i rapporti, c'è tutto abbastanza bene, poi lui effettivamente ci ha messo del suo perché ha fatto una bellissima battaglia con Bottarico, no? Sì, sì. Cioè, passi e ripassi, all'ultimo giro Bottarico si avvicinava nel pezzo prima del traguardo, lui è riuscito, ha passato un doppiato all'esterno, no? Che sarebbe più logico passarlo all'interno, certo, però dopo ha chiuso, in modo che il doppiato si è portato all'interno, sì, Bottari che voleva passare all'interno non ce l'ha fatta, no? È stata una bella storia. Sì, 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 alla fine l'ho visto dove ne avevo di più e ho provato tutto l'ultimo giro, è andata bene. E vincere davanti a piloti di quel calibro, comunque Bottarico è X, non mi ricordo quante, sì, volte, sì, campione italiano del CIS. Ma io penso che, allora, tutti gli sport, la possibilità di far bene ce l'hanno tutti, poi ci sono quelli un po' più portati, certo, più portati. Però se ci metti passione, sei sempre lucido, quando sono in moto sono molto lucido, quindi non faccio mai il passo più lungo della gamba, preferisco magari tenermi qualcosina dietro e non rischiare. E soprattutto in quella gara ho fatto una gara ragionando molto, avevo il tempo di ragionare, quindi sono stato un po' dietro di lui e me lo sono gustato un paio di giri, vedere dove ne avevo di più, e all'ultimo giro l'ho pure salutato sul curvone, l'ho salutato e lui non se l'aspettava. E poi però dai, è stato divertente, ci siamo divertiti, infatti mi dispiace, lo salutiamo, sì, perché ha avuto un incidente e ci dispiace molto che non ci sia la sua partecipazione, purtroppo sono cose che capitano, sì, adesso... poi la prima del campionato
ci dispiace. Sì, anche lui aveva messo parecchia carne al fuoco. Sì, 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 aveva un sacco di impegni quest'anno. Sono cose, cose che purtroppo bisogna mettere in fronte. Parte del, fanno parte del gioco, ahimè, è un bellissimo gioco che però ha i suoi rischi. E sicuramente nel momento in cui indossiamo il casco siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, come mi ricollego a quello che dice Piero, la bellezza di questa categoria, almeno io ho notato questo aspetto qua, è quello di poter avere il tempo di riflettere e avere la lucidità di fare la cosa più giusta. Cosa che in altre categorie, quali il 1000, sì, poi salendo di cilindrata, la superbike, e i tempi si riducono notevolmente. Io che scendo, sono sceso poco tempo fa da un 1000, mi rendo conto che i tempi si sono allungati, i tempi di reazione, c'è la possibilità di avere una reazione maggiore, ma con questo, tempi alla mano, ci rendiamo conto che poi ci togliamo delle belle soddisfazioni, anche su circuiti come Misano, dove siamo magari paghiamo 120 cavalli, 110 rispetto ai superbike, eppure abbiamo fatto segnare tempi di tutto rispetto. Idem a Cremona, siamo andati molto forte anche l'anno scorso. Pertanto è ovvio che possiamo solo che consigliare questa categoria per tutti quei piloti che magari iniziano a cercare nuovi stimoli, devono cercare nuovi stimoli per anche per ritrovarsi. Cioè, per svariati motivi. Per svariati motivi. E questa categoria a me personalmente fa molto divertire e ho trovato armonia veramente con delle persone attorno a me che mi fanno star bene e con le quali veramente posso non solo pensare di trovarmi in un circuito a dare il massimo, ma anche a cercare di spendere qualche risata in più, certo, perché dobbiamo sempre ricordare che è un bellissimo sport ed è un bellissimo divertimento e che lunedì andiamo a lavorare, soprattutto quello, e noi dobbiamo permettere di fare entrambe le cose, far dormire sono tranquilli a più persone possibile attorno a noi. Il circuito che vi favorisce di più è quello che vi penalizza di più di quelli che sono in programma nel calendario di quest'anno? Risponde Piero. Che ci favorisce di più? Allora, noi arriviamo da una scuola che è Lombardora, quindi a conti alla mano dovrebbero essere circuiti molto stretti, quindi Varano, Magione. Mi dicono anche Vallelunga perché ha un tratto abbastanza guidato, però siamo andati anche bene a Misano, quindi alla fine siamo andati anche bene a Cremona. Francamente non c'è un circuito dove siamo più o meno favoriti. Siamo andati anche l'anno scorso in Spagna d'inverno ad Andalusia e anche lì circuito lunghissimo e veloce, quindi abbiamo dimostrato di essere all'altezza. Sì, francamente non andiamo a trovare tanto questa differenza nel circuito più lungo. Certo, abbiamo una velocità massima bassa, perché più o meno siamo intorno ai 210-218 km orari. Anche gli altri però. Sì, La Pato. Sì, la Pato sicuramente è la moto di riferimento, sì, no? È la moto di riferimento come motore. Però per esempio, forse se mi posso permettere, il circuito in cui forse partiamo sfavoriti è Vallelunga, ma solo per un motivo, perché abbiamo poca esperienza in quel circuito, però attenzione, abbiamo dimostrato l'anno scorso proprio a Misano, dove Piero ha vinto e dove io fino all'ultimo ho battagliato per arrivare a fare il terzo posto, e che ci siamo presentati in qualifica 1 senza fare neanche un turno di prove libere e sappiamo com'è andata. Vallelunga è un circuito dove sicuramente c'è da essere maliziosi e cercare di trovare la scia giusta, soprattutto nella prima giornata, perché abbiamo necessità di capire.
Poi entrambi i piloti, Guetti lo conosco meno, anche se è un ottimo pilota, ma entrambi i piloti hanno una particolarità che ci accomuna, che noi subiamo molto velocemente tutto ciò che ci gira attorno, no? Per cui se abbiamo la fortuna di trovare magari il maestro giusto, è capace che l'allievo lo superi. Certo. Per cui sono dell'idea che Vallelunga, sì, attualmente sulla carta probabilmente partiamo sfavoriti, ma possiamo invece essere l'effetto sorpresa, che non è detto che poi appunto ciò avvenga. Sì. E Barano e Magione sono due circuiti che oggettivamente conosciamo già, dove per me possiamo dire veramente la nostra. Io penso anche a Cremona. E sì. Cremona poi ha un layout nuovo, quasi tutti ormai sanno che per via della Superbike. Si presenterà per il primo anno appunto in quel di Cremona. Sì, interessante anche vedere come la Superbike potrà... Sì, più che altro la nostra curiosità di sapere dove arriveranno come tempi. Esatto. E con layout nuovo che ha cambiato, se non sbaglio, non solo l'ultimo tratto, ma anche la 6, la 7 probabilmente, o la 5, la 6 hanno cambiato qualcosina, pertanto... Sono le idee che possiamo dire la nostra anche a Cremona, e infatti siamo andati forti anche a Cremona, sia io che Piero, pertanto non partiamo sfavoriti da nessuna parte, diremo la nostra su tutti e quattro i circuiti. Cioè, riguardo a Vallelunga, diciamo che essendo le prime due gare del campionato con Guetti conosce molto bene Vallelunga, e la teoria è che nel team lui porta la sua esperienza riguardo a Vallelunga e loro portano la loro esperienza riguardo alle mie moto, perché Guetti l'ha guidata pochissimo, quindi ci sarà sto scambio di informazioni, di rapporti con le varie, e lui si farà un po' da traino a Vallelunga. Certo. E vedrà di portarli nelle posizioni principali. Ma non faremo sconti a nessuno. Il bello di noi, anche quando c'ero io, è che si mangia, si beve, si scherza, si ride, cioè, sempre così. Quando entri in pista, così. Certo. E così deve essere. È giusto che sia così. È giusto che sia così, se no uno sta a casa. Passiamo lì se no stiamo a casa a fare il cucito. Esatto. A livello di allenamento fisico, come vi allenate? Come vi allenate? No. E soprattutto vi allenate? Cioè, era una battuta di Ada che volevo dirla, però poi saluto mia moglie. No. Detto ciò, è che si possono dire, ho okay. fatto questa parentesi ironica. Beh, io amo lo sport a 360 gradi, pratico sia giochiamo molto a padel anche con Piero. Ecco, vedi. Padel. Sì. Padel, io faccio un po' di crossfit, palestra, mi piace comunque tutto ciò che è lo sport dove c'è da allenarsi e far battere forte il cuore, e amo correre, diciamo che amo lo sport a 360 gradi, pertanto no, per me non è un sacrificio. Non è una fatica. No, assolutamente. Il problema sempre sono il tempo che manca, ma cerchiamo di trovarlo al mattino molto 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 presto. E o la sera tardi, e poi una buona alimentazione, perché l'alimentazione è la base di tutto dal nostro punto di vista. Ormai siamo coetanei, io e Piero, 45 anni, dobbiamo cercare di sfruttare ogni singolo particolare, ogni singolo elemento per cercare di rendere al meglio. Io quest'anno devo essere sincero, pochissimo allenamento fisico, però cerco di curare l'alimentazione. Ma perché sono uno che col mio lavoro faccio già 10.000 sì, passi al giorno e sono sempre in movimento, non ho il tempo. Fai anche qualche partitella a padel, ma niente di più quest'anno. Vai a giocare anche tu a padel. Sì. Non ho il tempo di respirare. Comunque Piero è avvantaggiato, perché il fatto che sia 15 kg meno di lui, sì, quello è un mezzo secondo al giro, ma buono, abbondante, perché tra accelerazione, frenata. Infatti ho perso 2,5 kg, ho raggiunto un traguardo, un peso forma. Io volevo chiudere uno sgabuzzino 20 giorni a pane d'acqua, però purtroppo no, il problema non è l'alimentazione, io sono uno che mangia molto bene, il problema è il mio corpo che è così, non posso fare miracoli, no, sono un ottimo sollevatore di pesi,
amo lo sport, però c'è un prezzo a pagare, ma comunque il gas lo diamo, certo. Ci difendiamo anche molto bene. Il fisico da Fantino. Chiudiamo con gli obiettivi. Obiettivo di questo campionato 2024? Di star lì davanti. E di lottare fino alla fine. Sì, dai. Sì, assolutamente. Io e Piero siamo due piloti simili, a prescindere differenze di peso, a prescindere differenze che possono esserci magari legate all'esperienza della categoria, ma siamo due piloti che siamo sempre stati molto vicini in tutte le categorie. E la fortuna di Ezio è che di avere comunque a suo fianco due piloti che comunque hanno per me una discreta sensibilità di guida e riescono a fargli captare quelle che sono le sensazioni. E insomma, dati alla mano, siamo due piloti che possono dire la loro in questo campionato, e perché no, spero anche di vincerlo. Vincerlo sarà la cosa migliore, prescindere che sia Piero o io che lo vinca il team. Certo. Cioè, per me, se riuscisse il team Rosmoto a portare a casa anche solo il punteggio del completo del team, come team più vincente del campionato, sì, io sarei l'uomo più felice del mondo, perché il team è composto da persone che ci mettono in modo. Funziona. Posso mettere io la ruota davanti a Piero, davanti a Guetti, o Piero mettere la ruota davanti alla mia, ma io sarò comunque felice per il team Rosmoto. Poi ovviamente chi ci conosce sa che diamo sempre il 100% in ogni gara e non ci tiriamo mai indietro. Da quello che ho capito del regolamento, il team della classifica dei team comprende solo due piloti, quindi ci saranno due team. Si può prendere il migliore risultato ogni gara dei due piloti, però comprende solo due piloti, quindi ci sarà Team Rosmoto e Rosmoto 2. Okay. E uno, Rosmoto 1 sarà loro due, penso, l'altro sarà Guetti e io che vado a, se faccio qualche white car, così, a guardare da dietro. Io sono andato domenica scorsa a fare... come si chiama? Ho fatto la gara. Il MES. Sì, sì, ma quella categoria lì si chiama, vabbè, quella Superbike, che sarebbe poi quella che l'anno scorso sarà il mondiale, no? La Superbike. Nella Superbike faranno questa categoria qua, e praticamente c'erano ragazzi che faranno questa cosa lì, qualcuno che ha già fatto qualche wildcard mondiale, tutti ragazzi molto... E il livello è veramente alto. Cioè anche rispetto... rispetto alla Twin è proprio alto, ma poi c'è la differenza. Loro dicono che, lui dice che nella Twin è tutto molto più, ci si può pensare, si può ragionare, no? Diciamo che in mezzo a questi ragazzini qua, se tu riesci a portarti un po' avanti, no? Ti distrai, ma un decimo di secondo ti passano in quattro. Cioè ci pensi su, aspetta, così, perché sono giovani. Noi invece alla certa età pesiamo un po' di più le decisioni, allora dici, ma ci passo, non ci passo, aspetta, fammi un po' vedere come fa. Ogni cosa ha il suo tempo, no? Quello non ci pensano, ti vedono davanti, ci dovrai passare. Cioè io ci passo, poi se non ci passo, scherza. Va bene. Abbiamo i capelli bianchi, insomma. Abbiamo i capelli bianchi. No, tu non ancora. No. Da vicino li ho. Io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti. In bocca al lupo per questa stagione a tutti, a voi due, a te e a Marco. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. A presto.